Amiche ed amici del Calcio 5, bentrovati con Punto 5. Riparte la nuova stagione della nostra trasmissione, il nostro viaggio itinerante con il club, e con me c'è ancora una volta purtroppo Nico Erbaggio. Ciao Nico. Come al solito sono sempre qui, qualche anno in più, qualche capello in meno però. Capello in meno da parte di chi? Tuo, no, da parte mia. Tua, vedi, a me sono cresciuti, si vede, sono folti. Alle mie spalle vedete la formazione della Parete, Club Futsal Parete, perché siamo proprio alla tendostruttura che ospita gli allenamenti e le partite casalinghe del Club Futsal Parete, la squadra neopromossa che sta facendo benissimo perché è in testa alla classifica di Serie C1 insieme all'Alma Salerno, e sabato prossimo c'è proprio il big match, no, tra queste due squadre, quindi entriamo poi dopo nel vivo dei campionati e racconteremo anche quello che sta succedendo in Serie C1. Però Nico, essendo la prima puntata, spieghiamo prima di tutto a chi ci sta seguendo da casa cosa accadrà quest'anno. Prima di tutto ci sono stati gli appuntamenti su Telecapri Sport, gemellata con Capri Event, il giovedì alle 19, alle 17, il venerdì alle 19, il sabato alle 12 si sono visti gli highlights delle prime partite di Serie C1 che abbiamo mandato in onda. C'è anche un appuntamento il mercoledì alle 23 che riprenderemo presto sempre su Telecapri Sport. Però da questa settimana cambia tutto, perché con l'inizio, come diciamo, del campionato di Serie C2 ritorna l'appuntamento su Capri Event soltanto per questa settimana, il giovedì alle 22:30, in replica il venerdì credo alle 18, poi lo vedrete su punto5.it. dalla prossima invece l'appuntamento su Capri Event sarà il mercoledì alle 22:30, in replica il giovedì alle 15, quindi dal 23 ottobre il mercoledì alle 22:30 e il giovedì alle 15 replica. Però quando c'è il Napoli, la Champions ovviamente, considerando che il Napoli credo giochi intorno alle 21, no Nico? 20:45. Ah, 20:45, giusto, quindi tu sei preciso ovviamente, così, quindi non sei molto esperto. Non sono molto esperto, quindi diciamo che faremo in modo di mettere punto 5 un quarto d'ora dopo, no? Quindi per non far perdere l'ultimo quarto d'ora di partita, altrimenti chi ci vede con il Napoli in Champions. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti televisivi di quest'anno. Però Nico, dobbiamo ricordare anche quello che sta accadendo sul nostro portale, dunque punto5.it, sempre in prima fila con gli highlights e le interviste. Abbiamo cambiato un po' il nostro ordine, poiché molti ci chiedono, e ormai YouTube è diventato comunque il punto di riferimento di tanti addetti ai lavori, i video li vogliono vedere subito su internet. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di dividere un po' le partite con gli highlights e con la sala stampa. Dunque, prima di tutto, la domenica e lunedì quasi in tempo reale, perché ricordiamo a tutti che non ci sono solo le telecamere di Punto 5, alcuni servizi ci arrivano dai club, da chi li fa, e quindi arrivano magari anche un po' più in ritardo, quindi dove possiamo cerchiamo di fare prima il possibile per inserire la sala stampa, dunque le interviste ai protagonisti. Tra il lunedì e il martedì già su Punto 5 metteremo da questa settimana, dalla prossima, tutti gli highlights, e il mercoledì attraverso ovviamente Capriente rivedremo soltanto gli highlights, e poi cercheremo di fare una trasmissione più di approfondimento. Dunque andiamo a trovare la società di turno, quindi cercheremo di raccontare quello che è la nostra società ospite per dare visibilità agli sponsor, per parlare un po' dei campionati, e questo dovrebbe essere il punto 5 di quest'anno. Ti piace? Dici di sì, devi dire forza di sì. Appunto, mi hai tolto le parole di bocca. Devi dire forza di sì. Poi tante altre iniziative ovviamente che faremo su punto5.it, seguiremo in particolare anche il Napoli Calcio 5 con la DHS Napoli Calcio 5 Official Web TV insieme ai colleghi di Calcio 5, e poi ovviamente tantissime altre iniziative come abbiamo fatto quest'anno, Nico, con il live diverso, no? Mi sembra che abbiamo avuto un grande riscontro. Sì, abbiamo un po' innovato il live inserendo qualche informazione in più con le formazioni complete, per cui tartassiamo gli allenatori ogni venerdì, questo ovviamente per offrire un servizio in più e per dare ancora maggiore qualità. E poi sempre gli approfondimenti con le interviste ai protagonisti, le squadre dei club parte, ma non solo, perché ci occupiamo, come sempre facciamo da 15 anni, di tutti. È ovvio che i club parte di Punto 5, anche attraverso il nostro viaggio itinerante, avranno la visibilità che meritano con gli sponsor dei club che supportano ovviamente le nostre iniziative web e televisive. Dicevamo, la classifica cannonieri, le interviste di Giulio Alfano con i protagonisti, tanta C2 ovviamente con Carmine Esposito, ne parleremo anche in questo programma. Insomma, c'è soltanto da vivere, iniziare a vivere insieme questa grande stagione di sport. Ci vediamo qualche immagine del Parete, un po' di allenamento, e poi torniamo qui per fare anche un po' il punto sui campionati nazionali e poi ovviamente per parlare di Serie C1. Restate con noi.
Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. AVS Media Demo. Put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. AVS Media Demo. Eccoci ancora qui a Parete per Punto 5, speciale Club Futsal Parete. Siamo con il co-presidente Massimiliano Maio. Ricordiamo gli altri presidenti del Parete che sono Luigi Abate, Alessandro Mariniello ed Elio Eriti. Dunque, presidente, un inizio di stagione forse al di là delle più rosee aspettative, ma questo non lo sappiamo perché la società non si scopre sul fronte obiettivi, ma la rosa è di ottima qualità. Lei cosa ne pensa? Sì, sì, diciamo siamo andati al di là dei... Non ci aspettavamo un inizio così buono, però noi conosciamo la rosa e sapevamo che potevamo dire la nostra anche in questo campionato, lo dissi già pure l'anno scorso. Poi con l'entrata di Bucciero, di Angelo Russo e di Ivan Pezzone qualcosa è migliorato. Però il nostro obiettivo non cambia, è sempre quello là, della salvezza. E dopo la salvezza si tirano le somme, vediamo dove siamo e prendiamo... puntiamo a qualche altro obiettivo, però per adesso puntiamo alla salvezza, punto. Questo è il nostro obiettivo. Anche se il campionato di Serie C1 forse è più equilibrato rispetto agli altri anni e questo può fungere da incentivo per quanto riguarda i vostri obiettivi. Sì, 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 questo sicuramente è più equilibrato, molto più bello, non ci saranno secondo me spaccature grosse come l'anno scorso. Però da neopromossa noi vogliamo bassissimo perché è giusto così, non conosciamo il campionato, l'abbiamo fatto 5 anni fa, andò malissimo con una domanda di ripescaggio, quindi sappiamo bene come la C1 e niente, vogliamo così, vogliamo basso che è meglio volare basso. Ecco, questa struttura adesso la vediamo qui così tranquilla, ma il sabato si trasforma in un catino. Parete ha un pubblico eccezionale, davvero difficile da vedere nel calcio a 5. Sì, questo è vero, io lo ringrazio tantissimo i tifosi che ci seguono in casa e fuori casa. Avere un pubblico così è un'arma in più. No, non lo nascondo, è un'arma in più per noi perché incitano da mezz'ora prima a mezz'ora dopo la partita, quindi è fenomenale avere un pubblico così. Anche gli arbitri a fine partita ci fanno i complimenti per la correttezza e per la sportività che diamo da noi dirigenti, dalla squadra al pubblico lì fuori. Tranne quell'episodio che non sappiamo, però non commentiamo, di 2 settimane fa, lo lasciamo scorrere così. La prendiamo, non so neanche come prenderla, però va bene così, perché poi era presente anche il signor Rossi, anche lui ci fece dei complimenti, poi uscire a comunicare e vedere una cosa brutta del genere, dei sputi all'arbitro, 160 euro di verbale, ma non è per i soldi, ripeto, è per la cosa che è successa. Da parte nostra siamo 4-5 persone fuori a vigilare, sputi non abbiamo visto, poi lasciamo alle telecamere il resto, voglio dire, noi abbiamo verificato anche con le telecamere, non si è visto nessuno sputo. Non voglio dire che se lo sono inventati, però voglio dire, da parte nostra dispiace, se c'è stato dispiace, chiediamo scusa alla terna arbitrale. Come sempre fondamentali gli sponsor, c'è qualcuno in particolare che si sente di ringraziare? Sì, sì, ringrazio il signor Gino Pellegrino, il signor Michele Falco, proprietari di questo allevamento, di questo parco FUF, che è un allevamento, un canile, è un parco e un museo. Li ringrazio tantissimo, è il nostro sponsor ufficiale, però ci sono anche gli altri come Gloria Village, come Caseificio Pontecorvo e tutti gli altri che vengono a seguire, che ci danno la mano, che dopo se li inquadriamo, mi posso dimenticare di qualcuno, magari li inquadriamo tutti quanti. Li ringrazio tantissimo a loro perché anche grazie a loro che noi possiamo realizzare questo sogno che ormai dura da anni. Rieccoci tornati qui, sempre sul campo di allenamento del Club Futsal Parete. Parliamo velocemente di B, Nico, con
il Marcianise che vince a Bisceglie dopo il passo falso all'esordio del derby con la Partenope, che invece si conferma straordinaria protagonista di questa stagione con la grande mano di Augusto Di Iorio nella vittoria casalinga anche contro il Modugno. Assolutamente sfavillante l'inizio di stagione della Triconet Partenope, due vittorie consecutive, l'ultima quella per 4-1 contro il Modugno, griffata da Iazzetta, autore di un poker, e quindi procede a... Iazzetta ha fatto 4 gol. Iazzetta, hai fatto 4 gol, ti rendi conto? No, scherziamo sia io che Nico con Raffaele, perché siamo amici anche fuori dal campo, però se Iazzetta fa 4 gol in Serie B possiamo giocare anche a te, giusto? Ma li fa spesso. Li fa spesso, grande Iazzetta, ma veramente uno straordinario talento del futsal campano. Dicevamo, grandissimo inizio da parte della Triconet di Di Iorio, mentre il Sala Marcianise, dopo la prima sconfitta, come hai detto tu, come hai ricordato poc'anzi, proprio nel derby tra le muramiche contro la Partenope, si è riscattata sul campo del Bisceglie andando a vincere per 2-0. C'era stato un po' un terremoto la scorsa settimana con la rescissione consensuale del rapporto tra la società e Mister Lieto, a due giorni praticamente dall'inizio del campionato, e adesso il nuovo allenatore Da Silva ha avuto modo in questi 7 giorni di dare un po' quella che era la sua impronta, il suo lavoro alla squadra, e dunque è arrivata questa prima vittoria che sia da buon viatico anche per il Sala Marcianise. Va bene, questo ovviamente gli aggiornamenti sempre sul nostro portale www.5.it. Adesso spazio agli highlights, come abbiamo detto ci guardiamo solo gli highlights senza le interviste, che la sala stampa è sul nostro portale web di .5.it. Ci andiamo a vedere gli highlights delle partite di questa settimana. Allora, come sempre io litigo e col microfono, quindi sono Cuscasetta al Massaverno 0-0 nel calcio a 5, più unico che raro. Poi la vittoria del Parite con il Mariano, non sofferta, cioè sofferta, perché sicuramente il Mariano ha dato il filo da torcere. Cicciano Avellino con un buon Cicciano nel primo tempo, poi un grande Avellino nella ripresa. Pomigliano Sant'Erasmo che vince con la cura agli annunci dopo l'esonero di Di e Pascale. Poi c'è anche un altro esonero, ne parleremo, dimissioni, quelle di Lamparelli con l'arrivo del duo devastato Buon Incontro. Infine la vittoria del Trilemma Casavatore sul campo di Misione Nobiltà, e anche qui c'è la questione, la lunga intervista che abbiamo visto con Massimo D'Angelo, che ha un po' protestato per le voci di corridoio che vedevano l'arrivo di Gerardo Lieto. Ne parleremo dopo con Nico Erbaggio. Gli highlights della Serie C1, restate con noi.